ripartendo rifacevano il taglio con l'aiuto della Prey, che era una particolare pietra che serviva per migliorare il filo della lama. Questo è un classico, è Pneat. Pneat serviva per disboscare, tagliare con la rinzinella. Questa è la famosa sega per tagliare i tronchi, per tagliare le unghie ai buoi quando le unghie crescevano troppo, andavano tagliate, camminavano male, e con questo qui tagliavano via l'eccedenza. Imola Evoluzione della Città, che è del 2016, ha cambiato nome in Imola Evoluzione della Città e i suoi dintorni, poi vi spiegherò il perché. In realtà è il seguito di una mia idea, e penso di essere stato il primo Imola, che nel 2003, quando feci il mio sito internet personale, creai la pagina Imola Ieri Oggi, dove si prendevano delle vecchie cartoline di Imola e io andavo a rifare la stessa fotografia nello stesso punto dove teoricamente si era messo il fotografo dell'epoca. We skip the light fandango. Turn cartwheels across the floor. Questa cosa ha avuto abbastanza successo, ma è nel 2011 la giornalista, che è una mia amica anche, Maria Adelaide Mantegani, del Nuovo Messaggero, creò lei, di sua iniziativa, il gruppo Imola Evoluzione della Città. Giungi oggi, giungi domani, oggi siamo arrivati, non so, penso 4.000 fotografie, una roba del genere. Per rinnovarmi un po', pensammo di cambiare il nome in Imola Evoluzione della Città e i suoi dintorni. Perché i suoi dintorni? Perché la gente andava al fiume Castel del Rio, perché la gente andava a Marradi, perché la gente andava in piscina a Riolo Terme. Quindi rievocare tutti quei ricordi di città, luoghi vicini, mi permetteva di avere del materiale per tirare avanti abbastanza. I was feeling kind of seasick. Qualità, originalità, e non deve essere copiata sostanzialmente. Questo è un po' la situazione attuale. In questo momento avrò circa 7-8 mila libri e circa 10 mila cartoline, più materiale vario che dopo è qui. Dopo lo vediamo, sì. Andremo ad illustrare. Ovviamente sono cartoline da tutta Italia, tutto il mondo, e non tutte, anzi pochissime sono adatte ad essere pubblicate. Molto l'ho avuto dai libri, molti libri, io l'ho avuto molti storici, professor Giovanni Magnani ed altri, molti libri con molte fotografie d'epoca. Se uno ha quei libri lì ha anche tanto materiale, più il vantaggio della spiegazione. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. Cartoline in Italia sono tantissimi. Se uno va su Facebook troverà dei gruppi meravigliosi con centinaia e centinaia di cartoline incredibili. Io ho molte, come si chiamano? Sono le cosiddette cartoline illustrate, che non rappresentano un panorama o una chiesa o un qualcosa che è esistito realmente, ma sono per esempio, non so, una donna che lavora, o non so, una vamp dell'epoca, e sono cartoline che sono state disegnate dagli illustratori dell'epoca. Io adesso non ricordo i nomi, ma ce ne sono di famosissimi. A me quelle piacciono molto perché sono state fatte sostanzialmente tra il 1905 e il 1920 e dopo sono andate in disuso. Quelle sono particolarmente ricercate. Fino al 1906 le cartoline non avevano un retro, avevano solo la parte davanti, dove uno scriveva sopra all'immagine e il francobollo lo appiccicava sopra l'immagine. Nel 1907, mi sembra, 6 o 7, in tutto il mondo si è passati oltre al fronte il retro, quindi francobollo e scritta sono passate nel retro. Curva della Rivazza, come la vedete adesso, non era così negli anni 50-60 quando io abitavo lì. C'erano due case
che sono esattamente di fronte, quasi di fronte alla tribuna che c'è nella discesa della Rivassa. Quindi lì ho fatto tutta la mia giovinezza, io, Poli, Sergio, Raffaele Nediani naturalmente. E noi eravamo in mezzadria, l'orto era dei Massini, e il nostro orto arrivava dalla discesa della Rivassa fino al fiume. Dove uscì Prost, dove si fermò Prost c'era la mia casa. Bene, e purtroppo del 1966 mi sembra, venne l'alluvione, l'acqua arrivò fino praticamente nelle case della Rivassa, il nostro orto fu seppellito da 3-4 metri d'acqua, l'acqua superò di due dita il rettilineo dopo la curva della Rivassa e rimase mezzo metro di tufo, terra incoltivabile, abbandonammo e andammo via. Ma dopo siamo andati nel negozio della Rivassa, subito, non della Rivassa, in via dei Colli, appena dove c'era il distributore nella curva, un po' più avanti. Già 6-7 anni ricordo le gare con i vari McIntyre, Am, Grassetti, tutti i piloti dell'epoca, e era un altro mondo, cioè uno partiva, faceva 100 metri, poi viaggio rotto, cioè erano gare piene di sorprese, ma la cosa impressionante era la quantità di persone che veniva a vedere le corse. Il circuito si riempiva, ma non erano solo giovani, no, erano famiglie intere, il nonno, il vecchio, il genitore, la moglie, i bambini. Finì nel tombino dell'acqua e la moto arrivò, lo togliò in due davanti a casa mia, 15 metri dall'uscio di casa, mentre Am morì dall'altra parte. Una sfiga incredibile, sbondò in curva, nel girarsi con la testa si andò a infilare nel coso triangolare del filo spinato. Hai presente quei paletti triangolari che aveva la punta? Se no non si sarebbe fatto niente. Quella è la Sacni, così vicina, così lontana.